Ben ritrovati con una nuova edizione dell'informazione sportiva di Molise TV. Apriamo parlando di calcio, di Lega Pro. Si aprono nuovamente spiragli nella trattativa di cessione della società del nuovo Campobasso Calcio, che vede interessati Patron Ferruccio Capone e il potenziale acquirente Giulio Di Palma. Nel frattempo la squadra, arrivata in nona posizione grazie al successo di domenica contro il Teramo, si prepara per la trasferta in casa della già retrocessa Versa Normanna. In Campania annunciati saranno Rice e Marino, per i quali la stagione potrebbe essere finita, mentre lo staff medico sta lavorando per recuperare l'aeroplanino Rosario Maiella. Il servizio. Un nuovo riavvicinamento tra l'imprenditore di Vicenza, originario di Oratino, Giulio Di Palma, e il presidente Ferruccio Capone. Di Palma ha inviato una mail al patron dei Lupi manifestando la sua disponibilità a chiudere la trattativa per l'acquisto del Campobasso già nella giornata di lunedì, quando l'imprenditore vicentino arriverà nuovamente nel capoluogo molisano. Di Palma sarebbe disposto a firmare sin da subito il contratto di compravendita senza passare per il preliminare. Il pallino del gioco ora passa in mano al patron rosso-blu, che lunedì dovrà giocoforza dare una risposta a Di Palma, il sì o il no definitivo. Sul fronte squadra, gli uomini di Sasavullo sono concentrati sulla sfida alla Versa Normanna, squadra già retrocessa, gara dalla quale i Lupi potrebbero archiviare definitivamente la salvezza diretta prima di un'estate che dal punto di vista societario si preannuncia infuocata, a meno che la questione relativa alla cessione del Campobasso a Di Palma non sarà chiusa già lunedì. A quel punto, in 24 ore, si potrebbe festeggiare la salvezza del sodalizio rosso-blu sia sul campo che sotto il profilo dei conti, per presentarsi il 30 giugno alla quarta iscrizione consecutiva in Lega Pro. Il test infrasettimanale per provare l'11 ante a Versa Normanna è in programma a Baranello contro il locale team primo in classifica in seconda categoria. La Versa è allenata dall'ex allenatore del Campobasso Raffaele Sergio e nel girone di ritorno ha perso tutte le partite. All'andata decise un gol di Lakeb nella gara giocata sotto la neve. Bullo in terra campana potrebbe tornare al 4-4-2 con il rientro di Maiella in avanti, che giocherà in coppia con Bussi, e Di Vicino, che tornerà a fare il fantasista. Il Campobasso si allenerà anche domani con la rifinitura in programma sabato mattina. Dopo la gara in casa della già retrocessa Versa, 7 giorni più tardi i Lupi riceveranno l'altra squadra già in Serie D, il Fondi, prima della conclusione del campionato a Melfi, in una partita che potrebbe servire solo alle statistiche. Ora però meglio concentrarsi solo sulla Versa, campo dal quale i Lupi potranno tornare con il 10° risultato utile consecutivo e il 24° punto di fila, una media di vertice. Occhio però a non sottovalutare troppo l'avversario di turno. Cristiano Bussi nella scorsa partita contro il Teramo ha realizzato un gol da standing ovation. Il giocatore rossoblu però ha tutta l'intenzione di restare con i piedi per terra. Sentiamolo in questa intervista. Ogni quando si fa gol dà sempre soddisfazione. Io faccio il lavoro per la squadra, che penso che sia importante, ha detto il mister, ha detto dei compagni. Poi è normale che quando si fa questo lavoro e arrivano anche i gol, la gratificazione è doppia, questo è sicuro. Un'esultanza durata qualche minuto, a scanso di ammonizioni sei tornato dall'altra parte, ma la sentivi proprio decisiva, perché ti eri reso conto che avete scavalcato tutti quelli che erano dietro, o perché con quel gol ti sei tolto anche un peso? No, perché con questo gol mi sono tolto anche un peso. Era dal girone d'andata che non facevo un gol, ero fermo a 4-1, è normale che quando arrivano i gol per noi attaccanti è sempre importante. Lo stavo cercando da tante domeniche, non è mai arrivato, e quando arriva è normale che sia una grossa liberazione, questo è sicuro. E domenica da Versa hai pronto il sinistro per l'altro incrocio e portare il Campobasso fuori definitivamente dalla zona play-out? Veramente con tutto il cuore, se arrivasse un altro gol sarebbe bellissimo. Io voglio fare un ringraziamento particolare a Domingo, il nostro fisioterapista, che sta facendo un lavoro veramente eccezionale per tutti noi, e se non ci fosse lui veramente non so come potremmo andare avanti. Ed è ora il momento di una clip musicale che vede come protagoniste le imprese del Campobasso contro il Teramo. L'ha realizzata per noi Luigi Cosco. Vediamo. Oh,
Ed apriamo adesso la nostra pagina dedicata al calcio di Serie D. Il Termoli deve riscattare la mezza battuta d'arresto subita in casa della Miternina. L'occasione è rappresentata dalla gara tra le Muramiche contro la Renato Curi Angolana, in cui i giallorossi dovranno tornare alla vittoria al servizio. Una mezza battuta d'arresto che non doveva esserci, quella subita dal Termoli a Scoppito in casa della Miternina. Con il senno di poi il pareggio è pesato in maniera notevole sul bilancio dei giallorossi che agli sgoccioli del campionato hanno buttato alle ortiche un altro match point per avvicinarsi in maniera definitiva alla vetta della graduatoria. Domenica scorsa infatti le aprifila del girone F della Serie D, San Cesario e San Benedettese, sono incappate in una giornata nera ed entrambe sono rimaste a secco di punti. Un'occasione ghiottissima per gli adriatici che però già da martedì giustamente guardano oltre e sono concentrati sulla gara casalinga contro la Renato Curi Angolana. Il team giallorosso sta lavorando per tornare al successo e per chiudere nel miglior modo possibile la stagione regolare. Tra l'altro non si devono escludere in questi ultimi due incontri ulteriori occasioni di assalto alla vetta. La coppia di testa ha perso la marcia inarrestabile di metà campionato e mostra segni di cedimento evidenti. Oggi pomeriggio alle 17 al Cannarsa il test infrasettimanale avrà un sapore diverso per gli uomini di Giacomarro. La dirigenza giallorossa ha infatti organizzato una gara amichevole tra il Termoli 2013 ed il Termoli 2005, con l'occasione di commemorare l'ex giocatore adriatico scomparso Aldo Bevere. E l'Isernia Football Club si gioca il tutto per tutto. Dopo essere tornati al successo che mancava dal 27 gennaio scorso, adesso i Pentri sono attesi dalla proibitiva trasferta in quel di San Benedetto del Tronto. Restano due sole gare da giocare per lasciare accesa la speranza di una salvezza diretta in categoria senza passare per i play-out. I punti a disposizione sono 6, ma incontrare alla penultima di campionato, la seconda della classe, può tagliare le gambe. Nel pomeriggio Farina testerà la formazione anti-San Benedettese nella solita partitella in famiglia del giovedì, che sicuramente darà indicazioni su quale sarà l'11 di scena a Riviera delle Palme. E l'Olimpia Agnonese, reduce dal rocambolesco KO interno subito per mano di un inarrestabile Jesina, sta preparando lo scontro diretto da giocare in casa dell'Ancona. Al Del Conero i Granata saranno orfani di capitan Litterio squalificato, mentre non è ancora certo il recupero del bomber Andrea Sivilla. Sentiamo. Abbiamo perso una partita contro una squadra che è forte e costituita da ottimi giocatori. Noi abbiamo sofferto soprattutto la loro fisicità, perché loro giocavano palle lunghe, su Stefanelli là davanti teneva palla, anche qualsiasi rinvio riusciva a tenere palla e a crearci qualche situazione di pericolo. Sulla determinazione non sono d'accordo, abbiamo perso, ne prendiamo atto, però i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano fare, avevamo anche raggiunto con grandi sacrifici, con grande volontà soprattutto, avevamo raggiunto anche il pareggio. Poi l'amarezza sta nell'aver preso gol nell'ultimo minuto, quando potevamo anche tenere il risultato, invece i ragazzi hanno cercato in tutti i modi di trovare la vittoria. Così facendo abbiamo sbagliato un appoggio lì al centrocampo e ci siamo fatti trovare scoperto. Però sono le inesperienze che si pagano quando si è una squadra giovane, ma questa squadra però la gioventù l'ha messa a disposizione in altre partite, è stata una squadra sempre brillante nell'arco del campionato, ha fatto un grandissimo campionato a prescindere da quello che possono essere queste ultime due o tre partite finali. La Jesina esultava giustamente oggi per aver ottenuto, per non ancora essersi salvata, perché matematicamente ancora si è salvata. Noi ci siamo salvati già da 4-5 domeniche e se andiamo a vedere come organico probabilmente la Jesina ha qualcosa in più. E quindi si allontana dunque il sogno playoff dei Granata, stando comunque tanti complimenti per quello che ha realizzato finora l'Agnone. Per aver avuto ancora qualche piccola speranza, qualche minimo di speranza per giocarcelo fino alla fine, credo avremmo dovuto vincere oggi. E quindi penso che sia difficile,
Però noi dobbiamo cercare di onorare al meglio queste ultime due partite, cercare di abbiamo due belle partite, tra l'altro Ancona e Maceratese, con due ottime squadre, ci confronteremo con loro, vedremo se è il caso di, valuteremo se è il caso di mettere dentro qualche giovane, però insomma il campionato nostro è stato fatto in maniera più che positiva, ve lo posso assicurare nella maniera più assoluta, perché dal di fuori sembrerebbe una cosa normalissima, però noi questi ragazzi ci hanno dato anima e corpo tutto il campionato, tutta la stagione, e hanno fatto per me, ribadisco, che questa è una squadra giovanissima, una squadra molto giovane, l'ha dimostrato anche oggi, però questa gioventù è stata in altre partite è stata secondo me il nostro punto di forza. E parliamo adesso di calcio regionale. Nel campionato di eccellenza restano due sole gare da giocare, non ci sono ancora certezze su quale squadra sarà la prescelta per il salto diretto in Serie D, ma sentiamo i dettagli nel servizio. Rush finale, nulla di definitivo nel massimo torneo regionale. Il Boiano domenica scorsa ha subito una battuta d'arresto a Santa Croce di Maiano contro i padroni di casa della Turris, ed il Fornelli, suo diretto concorrente, subito ne ha approfittato, tornando al successo tra le mura amiche contro il Vasto Girardi e portandosi nuovamente a meno due punti dalla vetta. A due giornate dal termine del campionato si è riaperta la corsa alla promozione diretta in Serie D. I matesini incontreranno sul proprio cammino la Virtus Matesina Sant'Angiolese e la Virtus Pozzilli, mentre il Fornelli dovrà incontrare Gioventù Calciodauna e Sessano. Non sono più fattibili pronostici, sarà soltanto il triplice fischio della regular season a dichiarare la vincitrice del campionato di eccellenza 2012-2013. Al momento inseriti nella griglia playoff sono Fornelli, Turris, Gioventù Calciodauna e Vasto Girardi, ma lo spareggio tra la seconda e la quinta non si giocherà perché tra le due squadre ci sono più di 9 punti di differenza. Spostandoci alla parte bassa della graduatoria, l'Acquaviva Cerrese è ferma a 0 punti e ha già caldo un posto in promozione, mentre a disputare i play-out al momento sono Maronea, Gambatesa, Sant'Angiolese e Sessano. Tra queste formazioni due conserveranno la permanenza in categoria ed altrettante saranno destinate alla retrocessione. Questo fine settimana fischio d'inizio della 29esima e penultima giornata della regular season, i giochi sono aperti e ci sarà da divertirsi. E veniamo al calcio giovanile. È iniziato ieri pomeriggio il torneo San Giorgio organizzato dalla Scuola Calcio Mirabello. Il servizio. Nicola Vergalito, quanto è importante riproporre questo torneo per la nona edizione? Ma credo che sia per la Scuola Calcio Mirabello un torneo molto molto importante, iniziato già qualche anno fa. Avvalorato ancora di più dal prestigio della giornata di domani, dove, non da meno anche questa di oggi chiaramente, però domani ci sono delle squadre di blasone che, come il Napoli, il Pescara e il Bari, che daranno credo più lustro e più anche a livello di gioco, a livello di diciamo, conoscenza calcistica, sicuramente un tasso tecnico maggiore forse rispetto a qualche anno fa. Quindi insomma già preannuncia una differenza di realtà rispetto a quella nostra molisana, cioè realtà più grandi che magari hanno anche squadre in Serie A sono sicuramente più avvantaggiate rispetto ai nostri bambini. Ma sicuramente, insomma, c'è un palcoscenico diverso, con una realtà diversa, con situazioni anche sportive e impiantistiche diverse, dove i ragazzi hanno sicuramente delle possibilità maggiori rispetto ai nostri luoghi. Mirabello ha fatto nel corso degli anni degli enormi sacrifici rispetto a questo, grazie anche all'amministrazione comunale che ha messo a servizio, diciamo, della collettività, anche del sociale, poi vogliamo, chiamiamolo così, perché fare attività sportiva a questa età è anche sociale, e tenere i bambini lontani da tante cose. Chiaro, ci sono delle situazioni diverse, delle realtà tecniche sicuramente migliori rispetto alla nostra, ma che noi ce la giocheremo fino alla fine, insomma, ecco. Come sono iniziati i contatti con queste società, Napoli, Bari e Pescara? Ma credo che siano iniziati già da un po' di tempo, con l'attività tenace e frenetica della nostra società, a partire dal nostro presidente, dal nostro direttore sportivo Antonio Zingaro e Garzia Pasquale, ma tutto lo staff, credo, intorno a loro, unitamente a noi, che hanno cominciato a contattare già da molti molti mesi fa per portare qui a Mirabello, e credo che sia una cosa importante, delle società quali il Napoli, il Pescara e il Bari, insomma, ecco. Come funzionerà questo a due giorni? Oggi pomeriggio si affronteranno quattro squadre, giusto? Sì, oggi pomeriggio si affronteranno quattro squadre della categoria 2001, esordienti 2001, e il San Pietro e Paolo, il Benafro e il Difesa Grande, e chiaramente il Mirabello, per i nati nel 2001.
quindi ci saranno diciamo, due partite a scontro diretto, chi vince chiaramente va a fare la finale, primo e secondo posto e terzo e quarto posto. Mentre domani inizierà domani mattina alle 10, dove ci saranno sei squadre che si confronteranno con due gironi. Le prime di ogni girone andranno a fare la finale nel pomeriggio, primo, secondo e terzo posto e chiaramente terzo, quarto, quinto e sesto. E concludiamo questa edizione dell'informazione sportiva di Molise TV con una notizia di karate. Di scena oggi a partire dalle 9 presso il Palasport di Contrada Mucchietti il primo trofeo nazionale giovani di città di Termoli di karate. L'evento di rilevanza nazionale organizzato dal centro regionale sportivo Libertas del Molise in collaborazione con le società di disciplina ASD Dynamic Karate Termoli e ASD CSKS Karate Lanciano, con il patrocinio della Regione Molise, del Comune di Termoli e del CONI Molise. Era questa per oggi la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Molise TV.